Io non credo che abbiamo tempo a sufficienza Per per fare. poter fare l'esercitazione. Potrebbe magari essere meglio, sul caso reale, potresti tu dare delle indicazioni di Sì, massima, perfetto. oppure possiamo continuare con la lezione, come preferisci. Sì, allora, no, riparliamo di questo posto dell'acqua. Posso fare un'ultima domanda, rischio di rompere. No, no, figurati. Parlando di granulometria del cacciopesto, perché l'avevi accennato, però poi non hai detto i numeri, diciamo, quali erano Quelli per specifici. fare, allora, se devi fare un intonaco, tu usi le stesse, siccome hai visto che le proporzioni. Sabbia e coccio pesto, la granulometria del coccio pesto deve essere uguale a quella della, cioè dovrebbe essere uguale, cioè, poi se non ce l'hai uguale ti viene uguale Quindi l'intonaco, però 0,4 tutti uguali. ora non sempre 0,4 è diciamo una base di partenza, poi dopo anche ora vi posso parlare di come si fanno gli intonaci, se, visto siamo in tema e l'esercitazione non si fa, io vado avanti, poi allora gli intonaci. La prima cosa di cui noi bisogna preoccuparsi quando si fa un intonaco, e vi ho spiegato l'importanza soprattutto di quello esterno, è quello che bisogna regolarizzare la muratura. Che cosa vuol dire? Qualsiasi tipo di muratura. Se io ho una muratura in pietra, se ho dei buchi, io devo tappare questi buchi. E con cosa li tappo? Li tappo lo stesso materiale con cui ho fatto la muratura. In questo caso, se ho un buco grande grande, comincio a metterci pietre grandi, muro la pietra grande, poi quella piccola, insomma, devo rimurare con lo stesso materiale. Stesso discorso con i mattoni. Con le murature, ad esempio, in Valle di Paglia. Con le murature in Valle di Paglia, noi quando andiamo a fare le murature e vediamo che ci sono, perché le balle non sono poi così regolari o perché ci passa del montante o abbiamo dei fori, noi tappiamo quei buchi, li tappiamo con la paglia. E come li tappiamo? E poi oggi spero di avere il tempo di fare anche questo. Li tappiamo con una tecnica che si chiama terrapaglia, che non solo ci serve a tappare i buchi, ma si può fare un sacco di cose. Prendiamo la paglia, sbagliamo la balla, quindi utilizziamo la paglia con la fibra lunga, cioè co così come si presenta nella balla, bene? E poi la sporchiamo, non la immergiamo, ma la sporchiamo di barbottina, ritorna la famosa barbottina che oggi pomeriggio la si fa di sicuro. E la paglia in questa sporcata, io preferisco metterla da una parte e farla stare un giorno o due, non utilizzarla subito. La paglia sporcata di barbottina in pratica si imparenta con l'argilla e diventa plastica, cioè quindi assume, se compressa in qualche cosa, assume la forma del posto dove si mette. Quindi se ho un buco mi va a tappare tutto il buco. Però se io mi faccio delle casseformi, posso farci anche dei mattoni volendo. O posso fare delle pareti, cioè con la tecnica della paglia ci si può fare veramente un sacco di cose. Ad esempio, quando si va a intonacare e c'è da fare questi gli angoli stondati, potrei utilizzare, se è un angolo molto ampio, cioè devo mettere molta roba, potrei utilizzare anche la terrapaglia. Quindi è un materiale che vi farò vedere che serve a un sacco di cose. Una volta che le murature le ho regolarizzate, o di paglia, o di pietra, o di mattoni, a quel punto devo pulirla la parete. Allora, con la paglia non c'ho problemi, però con i mattoni e con la pietra magari ci possono essere dei residui dell'intonaco precedente, e quello con una spazzola con i denti d'acciaio
va pulito per bene, perché l'intonaco, siccome si deve aggrappare alla nostra muratura, se ha delle impurità, tende a non, a non attac si attacca ai residui e quindi non è ben, non si imparenta bene con la parete. A quel punto lì incomincio a pensare all'intonaco e di solito gli intonaci hanno tre strati, di cui uno si può, l'ultimo si può mettere o non mettere perché ha una funzione più che altro di estetica. Il primo strato dell'intonaco, che si chiama rinzaffo, rinzaffo, Il primo strato. sì. Cioè, è italiano, Anche il dialetto. Sì, è italiano. Infatti io ero convinto che fosse in dialetto, cioè che fosse un Non solo termine italiano, nostro. anche Vitruvio lo definisce rinzaffo, no, siamo a posto, siamo certificati. Allora, il primo strato è il rinzaffo e ha la funzione di ancorarsi alla nostra muratura, perché quando noi andiamo a mettere l'intonaco, uno dei problemi è che quando tu lo vai a mettere deve aggrapparsi. Quando si sbaglia una malta, spesso non si riesce neanche a metterla nella nostra muratura, va bene? Nella paglia siamo più facilitati perché è più facile, perché la paglia ha tanta asperità, ma voi provate un muro tutto, che so, di laterizio, che è tutto liscio, se non si aggrappa bene. Allora, prima di mettere qualsiasi malta, sia nella muratura direttamente, ma anche negli strati successivi, c'è sempre da ricordarsi di bagnare prima, perché l'acqua che o chimicamente o meccanicamente fa reagire le particelle per cui si va a aggrappare o alla muratura o agli strati successivi. Quindi il primo strato deve, di solito ci si mette un po' più di legante, perché proprio ha bisogno di ancorarsi, ci si mette un po' più di legante e anche se spacca un po' al limite, non è che ce ne importi più di tanto, perché noi lo spacco c'è da evitarlo all'esterno. E lo spacco perché va evitato all'esterno? Perché se noi ci si cavilla o ci si spacca l'intonaco, d'inverno entra l'acqua, gela e ci schianta l'intonaco. Cioè, questa è un'azione proprio meccanica, quindi le cavigliature e spacchi all'esterno e intonaco vanno proprio evitate. Allora, quando ho fatto tutte le prove, vedo che il migliore intonaco è una parte di barbottina, tre parti di sabbia. Che cosa faccio? Il primo strato magari ci metto una parte di barbottina e due parti e mezzo di sabbia, cioè me la gioco a occhio lì, non è che mi metto a fare le prove per i vari strati. Va bene, ci metto un pochino meno sabbia in maniera tale che abbia un po' più di legante. Di quanti centimetri lo fo? Quello dipende di solito. Il primo strato si può fare di un centimetro e mezzo. Bene? Questo dipende molto, se io devo fare un intonaco di 3 centimetri, cerco di mantenerlo su un centimetro il primo strato, perché lo strato successivo, che è il corpo dell'intonaco e si chiama riccio, è quello che è preposto alla difesa della fortezza, quindi deve essere quello e deve avere tutte le caratteristiche giuste. Quindi se fo un intorno ai 3 cm, cerco di ridurlo a 1 cm, se fo un intorno ai 5-6 cm, comunque non è che lo fo in proporzione, mi mantengo su 1 cm, 1,5 cm, tanto quello
mi devi fare solo l'ancora. Quello il pofo più grosso è invece l'arriccio, il corpo dell'intonaco. Quindi va messa più acqua nell'impasto o va bagnata la superficie No, va bagnata la superficie. Solitamente si usa una pennellessa per la per cosare. sbaglia, quindi anche se si sbaglia, quindi va Certo. bagnata naturalmente. Sì. Ah, con la paglia si fa in una maniera un pochino diversa. Perché assorbe, diciamo. Sì, comunque anche le balle di paglia quando si va a intonacare poi entrano a contatto con l'acqua, ma siccome mettiamo materiali traspiranti e poi si cerca di farle nei periodi giusti, solitamente è un problema e non ci dà noia. Allora si fa tipo un coppino sul tufo che è proprio una spugna, ne devi mettere tantissimo, buttano proprio accoppinato, cioè fondo di bottiglia di plastica. Sì. E noi nella paglia invece si fa così. Di solito, vi dico di solito perché anche il mondo della paglia fortunatamente ce n'è 3.000 di sistemi che poi tutti si cerca di sperimentare. Comunque, prima di metterci il primo strato di intonaco, prendiamo la barbottina e con le mani, ma uno potrebbe anche con una pompa. E si sporca la parete di paglia e se si fa con le mani va massaggiata in maniera tale che la barbottina entri nella fibra. Sporcata la paglia in questa maniera, se andiamo, magari dipende, c'è cioè, tipo d'estate, dopo 2 ore io posso tranquillamente andare a intonacare e dare una spruzzatina appena d'acqua, no? Non la imbevo la balla e parto il primo strato. Però poi dopo, quando vado a dare il secondo strato, invece gliela do l'acqua, perché se non ci metto l'acqua, magari l'intonaco mi ci sta lo stesso, ma rischio di fare due strati che sono scollegati fra di loro. Bene? Ma questo sulla terra paglia, la barbottina, diciamo, con le mani che dicevi, sulla No, terra paglia no, o su la tutte palla? le balle di paglia, però dove c'ho un buco ho la terra paglia, ma comunque lo Ah, do ok, da tutte quindi le la terra parti. paglia è solo per roba grossa, diciamo, cioè solo per buchi Se grossi. solo per i buchi la uso. Mentre il secondo strato, l'arriccio, il corpo dell'intonaco, chiamatelo come volete, invece si riusa la ricetta, quella che abbiamo fatto per i test. Un'altra cosa, e lì si va per strati, solitamente si stende un 2 centimetri alla volta, perché siccome ho materiale pesante, se voi pensate, provate a mettere 3-4 centimetri di intonaco tutto d'un botto, peso proprio tende poi l'intonaco a cascare. Io la prima parete di intonaco ho fatto, che secondo me ci aveva andato poi l'ho capito dopo, ci aveva andato la malta sbagliata, quindi era un casino farla restare su, una fatica enorme. Io feci tutta una parete, fa conto una parete così, ma con una grande fatica, c'è cioè tutta una giornata. Arrivai in cima e dissi, va, ho finito. Da cima vidi una repolina, una repina, poi incominciò un pezzettino a staccarsi e l'effetto valanga, brrrum, tutto per terra. Insomma, affanculo, intonaco. Dice, sbagliando si impara. E quindi ecco, Sai come si dice dalle mie parti? Chi frarrega e sfrarrega non perde mai tempo. fare e rifare, tutto. E quindi ecco, si cerca di dare strati di 2 centimetri. Quindi se uno fa un intonaco di 3 centimetri, con 2 mani fa il primo strato e poi dà una mano del secondo. Allora, la sabbia, l'inerte.
soprattutto quando si fa intonaci di dimensioni più importanti, la regola è questa della buona posa d'opera di un intonaco: partire con il primo strato con una granulometria più grossa e man mano che si va verso l'esterno ha una granulometria più piccola. Quindi, se io devo fare un intonaco ai 3 centimetri, non è che mi sto a bacare tanto, uso lo 0,4 come quello che ho detto, e sia per l'inzaffo e per l'arriccio si fa tutto lo 0,4. Però se devo fare un intonaco di 5-6 centimetri, la buona norma sarebbe di usare una granulometria un po' più grande, tipo lo 0,6 per l'arriccio, uno 0,4 per i primi strati dell'intonaco, l'ultimo di 2 centimetri magari usare uno 0,3 e poi l'ultimo strato che è quello di finitura. E l'ultimo strato di finitura si può dare come non dare, perché è un fatto estetico. Cioè, io quando ho dato l'ultimo strato, poi lo vedremo oggi, posso utilizzare questa famosa mestola americana, lisciarlo per bene e quindi avrò un intonaco ben fatto, che però, siccome ha la sabbia, ha questa granulometria un po' più grossa, l'effetto è l'effetto un po' più rustico, non hai l'effetto del liscio, che è dato dalla granulometria della sabbia. Però, se, vuol dire, quello è un fatto di estetico, di gusto. Anzi, ad esempio, ora io mi fermo a fare gli intonaci, quelli normali, ma poi dopo tutta una parte artistica lì, anche lì c'è possibilità ad esempio di lavoro per persone che hanno il senso artistico e cose. Io vi dico la cosa più semplice, quella che si può fare. Siccome un'altra grossa differenza è che nel primo strato non ci si mette la paglia, nel rinzaffo, nella malta non si mette la paglia, mentre nel corpo dell'intonaco, nell'arriccio sì. C'è la paglia, la fibra. Bene. Tutto questo procedimento, sempre in queste slide che ho, le ritrovate, quindi se uno si mette lì, tutto il procedimento lo ritrova. Ad esempio, una cosa semplice: allora, se nell'ultimo strato si usa una paglia, ad esempio la paglia d'orzo ha una caratteristica, è una paglia molto lucente, cioè è brillante rispetto a quella del grano, che è un po' più opaca. Si taglia un po' più fine dei 2 centimetri, cioè si taglia proprio fine fine. Si mette dentro la malta, stende l'intonaco, va bene, si liscia come vi ho detto, poi si fa un po', non proprio seccare, ma comunque un po' asciugare, non deve essere proprio molle. A quel punto si passa con un frattazzo spugnato, ci sono dei frattazzi, diciamo, delle spugne, e sempre un movimento circolare, poi vedrete oggi. Si passa questa spugna e la spugna che cosa fa? Toglie in superficie la parte in questo caso dell'argilla, e mette in risalto la fibra. Quindi è come avere una trama di paglia lucente, lucente, ma con queste tecniche c'è chi ci mette fiori, c'è chi ci. Cioè, quelli si entra nel mondo della cosa. Poi si può. Comunque, se uno non usa queste tecniche, qui si può fare il fine. Il fine è una malta, sempre fatta con la barbottina, però si usa una sabbia finissima che va dallo 0,8 a 1 mm come granulometria,
va vagliata anche la barbottina, perché nella barbottina noi abbiamo visto che se noi usiamo la terra nostra, noi abbiamo visto nella terra abbiamo le sabbie e le ghiaie. Quindi se utilizziamo la terra nostra, a quel punto per fare il fine va vagliato anche con lo stesso vaglio, con la stessa granulometria, anche la barbottina. Se invece usiamo un'argilla pura, a quel punto non dobbiamo usare nessuna vagliatura della barbottina. Bene? Qui facciamo la impastiamo sempre nella betoniera, bene, e la stendiamo. Lo spessore sono 2-3 mm, quindi è proprio un velo che andiamo a mettere. Si stende con la mestola, sempre con questa mestola americana, e viene una superficie liscia, liscia, liscia. Sì. A questo punto dove siamo arrivati? E se io lo voglio colorare? E qui si apre un altro, eh? No, ormai tanto fino a che, non so, Io penso che Ignazio ci deve essere una prova sul suo campo. Allora, sì, la parte di come decorare, io arrivo a dire delle pitture, i decori, vi spiego qualcosa, ma io non sono esperto di decori perché senza artisti ho quasi zero. Allora, quindi questa cosa delle pitture si riprende quando andiamo da Andrea. A questo punto, siccome l'esercitazione sull'acqua non si fa, parliamone un po', perché questo è un luogo, come immagino tanti altri, c'è questa esigenza, no? Che manca l'acqua. E quindi, anche se manca, un elemento importante sempre da progettare, qui ancora di più. Allora, se voi dovessi progettare questo posto quando arrivate all'acqua, e ora sulla progettazione vi fa un cappello. Allora, intanto in permacultura c'è una visione olistica della vita, figuratevi della progettazione, cioè quando si arriva a progettare l'acqua bisogna avere le informazioni e avere un'idea dei bisogni e aver osservato il luogo in tutte le sue parti, perché invece noi si tende ora e dice bene, c'è da progettare l'acqua, ci si concentra sull'acqua e si va avanti sull'acqua, mentre la progettazione in prima altura è una progettazione molto graduale, dove bisogna mettere in relazione tutti gli elementi. Quindi l'acqua, siccome è una funzione importantissima, vuol dire che mi si mette in relazione con tutti gli altri elementi del mio progetto. Quindi io devo fare diciamo, chiamiamolo un pre-progetto, aver ben presente dove mi va a influire l'acqua in tutti gli elementi. E dopo, quando vado ad approfondire la progettazione dell'acqua, devo progettare in una maniera tale di tenere conto di tutte le connessioni che io ho nel progetto. Facendo un passo indietro allora, il ciclo della progettazione, qualcuno ve l'ha già fatto, no? Allora, quello è uno schema che appunto qualsiasi progettista che va a progettare qualsiasi cosa lo dovrebbe sempre avere in mente, perché è un ciclo naturale. Cioè noi, quando ci alziamo la mattina e pensiamo a cosa fare il giorno, non facciamo altro che progettare la nostra giornata. E quel meccanismo di osservare, progettare, fare e guardare com'è andata
è un meccanismo naturale, quindi non è che c'è da teorizzare tante cose, lo facciamo continuamente tutti. Però tutta questa naturalità, quando andiamo a parlare di progetti, soprattutto progetti dove c'è da progettare tecnicamente delle cose, stranamente questo ciclo si perde. E si perde perché? Rifacciamolo. Quindi, osservare, che poi osservare vuol dire tante cose, no? Progettare, ma anche progettare vuol dire tante cose. Fare, quindi mettere in atto. Feedback. E poi riosservare e la progettazione, cioè noi siamo fatti in una maniera che proprio la progettazione ha questo andamento ciclico, ma è naturale. Quando noi questa ciclicità in qualche maniera la interrompiamo, va bene, sicuramente non riusciamo più a progettare bene, quindi siamo più a raggiungere poi gli obiettivi per i quali andiamo a progettare. D'accordo? Perché ora noi abbiamo queste difficoltà? Abbiamo difficoltà per il sistema in cui ci siamo infilati tutti, perché io non do mia la colpa a quello o quell'altro, ci siamo infilati tutti, e dove tutti ci abbiamo concorso, dove noi pensiamo, cioè a noi ci viene naturale quando abbiamo davanti un problema, a pensare subito a come risolverlo il problema. E quindi che cosa facciamo? Saltiamo questa fase. Perché quando noi abbiamo un problema, se invece normalmente noi dovremmo pensare perché abbiamo questo problema o perché io lo voglio risolvere in quest'altra maniera, quindi è in modo di osservare. Se io vado subito a pensare a come risolverlo il problema, salto questa fase e vado direttamente a questa. Quindi io questa ce l'ho sempre, anche nella progettazione convenzionale, il progettare, quindi il tecnico che ti arriva con tutti i disegni, gli esecutivi, le relazioni, così, quello ci si arriva sempre. Va bene. Però si salta tutta questa fase dell'osservazione. E per un professionista che va a progettare per un committente, osservare spesso che cosa vuol dire? Vuol dire ascoltare, guardare che cosa? I bisogni del committente. Noi invece questa fase, cioè quando qualcuno arriva a progettare per noi, prendete normalmente come viene acquistata una casa. Normalmente io vado ad acquistare una casa dove il progettista non lo vedo mai, cioè non so neanche chi è. Lo vedo se ho la curiosità di guardare la firma dei progetti, se me li fanno vedere. Spesso non conosco neanche chi me l'ha costruita la casa. Ho a che fare con un commerciale che mi ha venduto la casa e che mi mette in relazione, poi vado dal notaio, compro la casa e io non ho conosciuto nessuno. Allora, ditemi voi chi dietro a tutto questo processo di chi progetta e di chi realizza. Se non conosce il committente, come fa a registrare i propri bisogni, i bisogni del committente, non c'è verso. Quindi si tende a saltare questo, si fa questo e poi si salta il feedback. Cioè quando un costruttore mi ha venduto una casa progettata da uno, a me nessuno mi viene a dire: oh, ma te come ti trovi in questa casa? Che quello sarebbe feedback, no? Anzi, quando ho problemi non trovo più nessuno che ho già pagato
io trovo la banca e basta. Il costruttore, chi l'ha progettata, dice, ma qui ho fatto una cazzata, ma perché come non hai proprio la possibilità. C'è il sistema quindi che funziona in queste due fasi e viene saltato questo. Non è naturale, si parla di modelli naturali, cioè noi come si ragiona, noi si ragiona così, quando si va a progettare, che si taglia tutta questa fetta. Allora, e è difficile perché anche se te arrivi a capire queste cose, qui, questo è un corso che vi dovrebbe introdurre alla progettazione, quindi è un fatto fondamentale capire queste cose, perché poi anche quando le hai capite è difficile metterle in atto. Allora, un buon quando si parla di autocostruzione, noi è tanto si lavora sull'autocostruzione, ma noi prima di incominciare a pensare agli autocostruttori, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in piedi dei cantieri di autocostruzione vera e un gruppo di persone, cosa ci siamo messi a fare, di permacultori? Ci siamo messi a registrare e a notare, a guardare, a parlare, anni si parla, su quelli sono i bisogni dell'autocostruttore. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori che l'autocostruttore ce n'ha diversi, soprattutto in un momento come questo dove l'autocostruttore non è proprio neanche considerato da un punto di vista legislativo come figura, cioè proprio non è proibito, ma non, è proprio ignorato, è proprio non considerato. Uno dei bisogni è quello della progettazione, perché se un architetto, un ingegnere va a progettare per uno che se la vuole autocostruire la casa, ditemi, ci sono 30.000 problemi, perché i tecnici, appunto, solitamente hanno una grande esperienza teorica, però non hanno mai, solitamente, a me arriva a fraccate nei cantieri e sono tutta gente, poi mi ringrazio e dice, guarda, io sono contento perché per la prima volta sono entrato in un cantiere e ho avuto la possibilità di fare con le mani, di prendere gli strumenti. Quindi spesso però chi va a progettare non conosce materiali, non sa come si mettono in opera, quindi il primo problema viene lì perché dovrebbe essere il progettista a valutare le capacità dell'autocostruttore per proporgli una tecnica che poi si deve costruire, cioè qui lui non ha proprio idea di come si fanno le cose e quindi spesso uno va incontro a una progettazione che dopo, quando la deve realizzare, quello non ce la fa a realizzarla, non ce la fa perché è troppo difficile, non ce la fa perché occorrono delle attrezzature che non sono alla portata dell'autocostruttore, cioè, 30.000 cose. Come si risolve? Cioè noi come abbiamo pensato di risolvere? Ci sono delle tecniche, che è quella della progettazione partecipata, ma non è solo la progettazione partecipata, è un buon sistema che tutti bisognerebbe rimettersi lì a sperimentarlo, non solo per costruirsi una casa, una cosa, ma anche per allargare la partecipazione democratica di tutti, cioè un'amministrazione che deve progettare qualcosa per i propri cittadini, ora la progetta dove i cittadini non vengano neanche sentiti. Invece in una progettazione partecipata dovrebbero partecipare tutti gli attori del progetto, quindi o che sia un progetto tecnico di costruzione, o che sia un progetto sociale, o che di qualsiasi natura e genere, sicuramente dovrebbero partecipare tutti gli attori del progetto. Quindi limitandosi ora alla parte tecnica, se non si deve costruire un'abitazione, noi quando andiamo a fare questa progettazione si tende a mettere insieme tutti, dove l'attore principale è chi si deve fare la casa, tanto per cominciare. I progettisti, tutti i progettisti devono partecipare alla riunione e le prime riunioni sono sull'osservare, a parte l'osservare il luogo, che lì, insomma si dà per scontato, ma comunque si fa anche quello. Ad esempio, nelle progettazioni che seguo io,
Io spesso che cosa consiglio di fare? Si va un fine settimana tutti con le tende, tutti i progettisti, i committenti, si sta 3 giorni, si mangia, si beve, si guarda gli alberilli, si guarda le piante, si guarda il terreno. E a quel punto lì, non solo i progettisti, ma una volta si individua se c'è un'impresa, i costruttori, anche il costruttore si fa entrare in questo processo, in maniera tale che tutto il lavoro di progettazione sia fatto gomito a gomito e sia tutto collegato. Ma sapete, io vi ho detto, ho lavorato 27 anni in progetti di edilizia e succede di tutto, compreso che tu vai a fare lavori 5 volte perché il progettista degli impianti ha progettato in una maniera e quello che ha fatto l'architettonico non ha previsto i fori per le colonne, quindi te fa tutto il lavoro e manca il foro per la colonna, che è una cosa incredibile. E questo è a parte la tecnica, però in questi casi qua le tecniche alla fine sono facili perché uno dice bene, io li metto tutti insieme, si riosserva tutti. Però il problema non sono le tecniche, è come fare le case di paglia, poi alla fine, insomma, non è che sia una cosa difficilissima, se ci si mette insieme le tecniche si trovano, si riscoprono, ognuno mette il suo, ci si fa. Il problema è un problema di approccio di testa, perché in una progettazione partecipata, la prima cosa è di trovare i tecnici che siano disposti a fare questo percorso, perché tanti dicono sì, una perdita di tempo, ma figurati se io mi metto. Quindi se non c'è un cambiamento di visione, sono cose veramente difficili, ma non per le tecniche, ma proprio per quello che è l'approccio. Quindi tutte le forme di progettazione partecipata noi bisognerebbe tendere in permacultura a farle sempre così, insomma. Avete domande? Vedo un po'. Mentre quando si parlava prima di amministrazioni e ogni cosa, un buon sistema per osservare, perché poi in tutte queste fasi qui ci sono varie tecniche da poter utilizzare, no? Per osservare meglio, per progettare meglio, per fare meglio. Quando si parla di tecniche, nelle case di palla, noi ci siamo concentrati in questi giorni su come fare, va bene? Ora si sta parlando un po' più di come progettare, ma una delle fasi più importanti è questa dell'osservare, ma anche quella del feedback, e ci sono varie tecniche. Ora, il discorso del feedback, qualche assaggio voi l'avete avuto, no? Ogni tanto fate dei feedback. E per l'osservare ci sono anche lì sono tante tecniche. Una buona tecnica, una delle tante tecniche, ma una cosa che vi consiglio, è un libro che io vi ho messo nella lista consigliata, è una tecnica che è l'open space. Open Space Technology, che è un sistema che è molto usato nel movimento delle città in transizione, un movimento permaculturale, che anche quello vi consiglio, vi ho messo un libro, vi consiglio di metterci un po' il naso, perché potrebbe essere un sistema, ad esempio, per fare un percorso, cioè voi avete iniziato un percorso tutti insieme, quello potrebbe essere un bello strumento per continuare e evolvere un eventuale progetto fra di voi. E l'open space è uno strumento che funziona per far tirare fuori idee, perché anche il fatto di tirare fuori idee è un sistema di osservare.
Se uno dice, bene, io ho un obiettivo da raggiungere, però non ho idea di come si faccia, un buon sistema di mettere insieme le persone e far venire fuori le idee. Le idee sono, è il motore di... Cioè noi... Esatto, il brainstorming. Questa è una forma molto più evoluta di brainstorming, soprattutto perché lo puoi fare con tante persone. L'open space può funzionare da 20 fino a 2000 persone. Brainstorming, quando siamo... Eh? Sì, ma metti 2000 persone a fare brainstorming, viene fuori un casino. Però comunque va in quella direzione. Come nasce l'open space? L'open space nasce, non mi ricordo come si chiama, da un americano, che era uno che faceva tante conferenze, andava in giro per il mondo a fare conferenze. Lui cosa si era accorto? Si era accorto che i momenti più produttivi in un convegno non era quando parlavano i relatori e la gente ascoltava. I momenti più produttivi avvenivano nella pausa caffè. Perché nella pausa caffè si possono incontrare i relatori con quelli che sono lì a seguire il convegno e soprattutto fra le persone che seguono il convegno. E solitamente se sono tutti lì è perché hanno degli interessi in comune. E è lì che si formano le idee, i progetti. Che questo dice, se io invento qualche cosa, è tutta una pausa caffè, fa una figata. Oltre averla pensata, poi ha messo su una tecnica che si avvicina molto a questo concetto. Noi, ad esempio, si utilizza tanto nel mondo associativo, quando vi parlo appunto della diffusione delle ASL di paglia o dell'autocostruzione, noi si utilizza tanto questo strumento perché solitamente abbiamo a che fare con tante persone e viene fuori delle idee veramente straordinarie. Si può utilizzare anche in azienda. Io ho un'azienda in Albania e già 2 anni utilizzo questo strumento e veramente viene fuori delle cose straordinarie. Perché? Ma è normale. Noi ci si mette in tre, per quanto vispi e intelligenti si possa essere, se siamo in 20, a voglia di quanta roba viene, se veramente ci mettiamo insieme per valutare una cosa. Dal modello di costruzione delle macchine, dal Fordismo al modello di Honda, perché Honda faceva questo, riuniva gli operai, i dirigenti, eccetera, faceva un difetto Certo, come mai. sì, però questo qui l'ha proprio standardizzato, scritto lì, è diventato un sistema. Bene? Che non è neanche difficile, però è proprio perché è semplice, poi alla fine ha degli effetti straordinari. In pratica, come funziona? Voi leggetevi il libro, poi se avete occasione magari fate delle prove, un gruppo, tanto... È molto più semplice anche qui farlo che spiegarlo. In pratica, la cosa chi organizza un open space, quello deve pensare bene, è una domanda. Deve essere una domanda pertinente sulla quale poi tutti gli altri lavorano. Quindi uno non deve né scegliere il relatore, non deve solo. Deve formulare una domanda, tipo, devo, che so, per un'azienda, come faccio a penetrare il mercato con questo prodotto, tanto per dirne una. A quel punto organizza l'evento, chi invita, deve essere bravo a invitare tutti gli attori che ruotano intorno a quella problematica. Quindi se ho un'azienda e ho un prodotto può essere, so, tipo particolare di malta e terra cruda, chi inviterò io? Io inviterò tutti quelli che producono quel prodotto, inviterò tutti quelli che lo devono vendere, i clienti che lo devono utilizzare, è importante. Quelli lo devono comunicare, ma anche quelli che
ad esempio, un'azienda da noi si fa partecipare anche le signore che fanno le pulizie, cioè, sì, perché sono open space che facciamo sull'organizzazione aziendale e quindi noi invitiamo tutti e spesso le idee migliori vengono fuori da quelli che magari sono meno coinvolti in quel processo che si vuole andare a valutare. Quindi, invitando più persone che hanno a che fare con il processo, poi anche lì abbiamo il concetto della biodiversità. Se io chiamo tutti gli specialisti, ho una visione monotematica, se invito tutti quelli che hanno a che fare con quella cosa, ho una visione di biodiversità. Tanto si torna sempre lì. E queste sono energie, perché le idee, le persone che vengono sono energie. Quindi vedete come il concetto permaculturale poi ritorna sempre tutto e su tutto se uno lo apre. A quel punto tutte le persone che partecipano, ci vuole un luogo che le possa ospitare a seconda del numero, bene, viene predisposto dei tabelloni dove su una riga ci si mette degli spazi, possono essere tavolo 1, tavolo 2, tavolo 3 o quello che uno ha, va bene, e poi delle tempistiche, degli orari, tipo metà mattinata, seconda mattinata, insomma, uno quello che deve organizzare sono un po' le tempistiche, gli spazi e questa domanda. A quel punto si mette in mezzo a un cerchio, o dipende dove metti le persone, dei fogli e chiunque può alzarsi e sulla quella domanda proporre un argomento su cui lavorare, tipo la vendita del prodotto, che so, migliorare il prodotto, si forma il tavolo sulla valutazione di come migliorare. Poi arriva un altro e dice, bene, io mi interessa approfondire di come comunicare il prodotto e quindi e con questo foglio ci mette nome, cognome, il nome e lo va a appiccicare in una di queste caselle che occupano spazio e del tempo. Tutti gli altri, va bene, possono o proporre il tavolo oppure possono andare e segnarsi, cioè io voglio partecipare a questo tavolo oppure voglio partecipare a quest'altro. È chiaro che se uno propone un argomento che non interessa a nessuno, rimanda solo, il tavolo non si forma. Poi il facilitatore deve anche vedere se due propongono lo stesso, due tavoli diversi, ma vede che la cosa ha molta attinenza, magari stimola quelli dei due tavoli a farne uno invece di farne due. Ma peccato che questa modalità si chiama anche barcamp. No, questa è una proposta open space. Nella stessa metodologia è stata utilizzata in America per sperimentare delle nuove forme di democrazia, si chiama democrazia partecipativa, Sì. in cui gli attori di un problema si riuniscono e trovano le soluzioni. Sì, ma Non le demandano più a chi ci rappresenta, ma le scelgono gli attori che subiscono il problema. Sì, ma queste sono tecniche anche nell'amministrazione, qualche amministrazione, qualche regione hanno cominciato Sì, ad infatti questo usarle. succede da più di 15 anni, c'è cioè il famoso bilancio partecipato. Sì, ma ci sono tante forme di cosa. Questa è proprio. È proprio codificata. Le politiche giovanili della regione Puglia hanno preso Esatto. spesso questo open space come E quindi voi come gruppo, se arrivate a acquisirla questa tecnica, è un'ottima tecnica per lavorare con i gruppi, con tante persone. A quel punto lì, niente, le persone possono o segnarsi ai tavoli e quindi si formano questi tavoli di lavoro, poi nessuno è costretto a fare nulla e uno può rimanere
in quel tavolo quanto vuole, anche per tutto l'evento, perché interessa, oppure può cambiare tavolo, in questo caso si chiama Bombo, è uno che viaggia, che fa da impollinatore, e che fa da impollinatore, è una figura importante perché è uno che poi tendenzialmente riporta le idee da un tavolo a un altro, quindi è l'impollina, il concetto di impollinazione. Poi ci sono le farfalle, cioè quelli che non partecipano a nessun tavolo e che stanno tutto il tempo a prendere il caffè, ma sono importanti anche loro perché quando i bombi o gli altri vanno a prendere il caffè con la farfalla qualche cosa si diano. Silenzio A posto? Sì, finisco il discorso. Quando una volta finito tutto questo, gli unici che non si possono muovere sono quelli che hanno proposto il tavolo, perché poi hanno la responsabilità di fare una relazione. Questa relazione con le persone che sono in quel momento al tavolo, che hanno partecipato di più, poi a fine di tutta la storia presentano a tutti le conclusioni o il lavoro che è stato fatto a questo tavolo. Quindi alla fine tutti sanno di tutto il lavoro che viene fatto. Negli open space ultra organizzati addirittura ci sono delle persone che lavorano su sistemi informatici dove vengono con le video, con le telecamere, uno può partecipare o comunque vedere quello che succede anche dall'esterno, e poi in rete viene messo tutto il verbale, tutte le cose, quindi rimane tutto. Hanno in partenza un limite di tempo? Sì, allora, in teoria no, ci sono tre leggi solo in questa cosa qui, che la legge dei due piedi, che nessuno è obbligato a stare, cioè se uno può andare via, può andare via, nessuno lo deve giudicare, poi inizia quando deve iniziare e finisce quando deve finire, sono le tre cose. Che sono semplici, sono il bombo da far fare, però sono tutte cose semplici, ma messe tutte insieme poi invece viene fuori delle idee, ragazzi, straordinarie, ma veramente straordinarie. E vi consiglio vivamente di leggere questo libro che si chiama Open Space Technology. Vi ho nei file, anzi, bisogna che mi ricordi di scaricarvi tutto. C'è una lista di libri, fra i quali c'è anche questo. E quello che vi consiglio è, come gruppo, va bene, magari invitare degli amici, qualcuno si legga il libro, uno o due, poi su un progetto che magari uno di voi ha in mente, fate una piccola prova, non una cosa grande, una piccola prova, e vedrete, perché poi le cose migliori sono quelle pratiche, che si vede subito gli effetti della. A questo punto si fa pausa se non avete altre domande. Però se parlava una mazza dell'acqua. Fondamenta se ne parla oggi, sì. Si è parlato dell'acqua di questo posto. Alla fine. Questa si chiama spirale 5.